Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Dove ci troviamo, Paola? Dice che non ci vedi. No, si vede al contrario. Va bene. Comunque, qui dietro a noi c'è scritto che ci troviamo alla casa del blues. Ovvero, niente poco di meno, che a Memphis. Andiamo a scoprire com'è questa località. Ci troviamo sulla strada principale. Andiamo, Paola! Dove ci troviamo, ragazzi? Home of the Blues. Vabbè, ma che mi devi prendere in giro? Va bene, comunque, come vedete qui c'è la scritta. Ci troviamo al centro di Memphis e questa mi sembra di aver scoperto che sia la strada principale. Andiamo ad esplorarla. Su, Paola, andiamo. Peccato che stia piovendo. Sì, sono stata soprannominata Dora l'esploratrice. Devo dire che non mi dispiace. Non mi dispiace molto. Oh, guardate! Ma laggiù c'è anche la statua. È nascosta dall'alberello. Andiamo a vederla. Ecco qui la statua. Ovviamente al buio. Vediamo di trovare una luce migliore. Proviamo a fare il giro. Ma cosa ne pensi? Ho capito, non si vede niente. Ci poteva star sole oggi? No, vabbè. Per favore non scavalcate la recinzione qui. Vai mamma, c'è il sì, vabbè. Si vede? Non si vede. Vabbè, a noi sembra che si veda un po' buio e pazienza. Comunque vi garantiamo che questo è Elvis Presley. Sperando che riesca a pronunciarlo bene. Salutiamo. Presley. Va bene. Salutiamo il nostro Elvis e continuiamo la nostra Elvis. Passeggiata. Andiamo per di là. Sono stata attirata da questa scritta. Bentornati amici miei, lo spettacolo non ha mai fine. E vabbè, niente, mi piaceva e l'ho letto. Non finisce mai. Ah, c'hai ragione. E vabbè, uffa. Qui abbiamo l'Hard Rock Caffè. Attraversiamo la strada. Ecco, allora lo leggerò con calma. Sì. Se mai mettete il video in pausa così lo leggete. No, certo. No, perché c'è una personcina che mi mette un po' d'ansia, che sta qui vicino e non mi andava di rimanere ferma così. Guarda Paolo, un sacco di adesivi su questo palo. Però allora, attraversiamo in fretta. Abbiamo pochi secondi. Ragazzi, dai, muovete le gambe. Che bello, tutto luminoso. Ora voi direte, non c'è un'anima. E certo, sono le 9 del mattino. Come al solito, noi diciamo capitiamo negli orari. Tempo, comunque, cioè, sì, tra l'altro non è che sia una splendida giornata. Poi sono le 9 del mattino, ma immaginiamo che la sera questa strada sia, diciamo, molto più popolata. Vabbè, che facciamo? Prima un lato della strada e poi l'altro? Vedo tante cose da inquadrare. Se no mi viene da fare zig zag, attraversare da una parte e dall'altra. Un negozio di souvenir. Eccolo, olè. Paola, guarda che bella chitarra, mettiti vicino, facciamo vedere quanto è alta. Ha iniziato a piovere definitivamente, ragazzi. Prima erano due gocce, adesso stanno diventando un po' di più. Se magari si ferma sarebbe meglio, perché non mi va di fare il video con l'ombrello. Fermati 5 secondi e prendiamo sì, via, eh. Poi inizia a piovere, ma infatti. Che belle tutte queste insegne luminose. Qui abbiamo un'altra chitarra. Paola, facci vedere di nuovo quanto è alta. È come quella di prima. Ok, grazie. Andiamo avanti.
Oh, un simpatico cagnolino, guarda Paola. Oh mio Dio, quanto è bello. Ce n'è un altro dentro al passeggino. Fantastico. Mi sembra di stare tipo in uno di quei parchi a tema dove poi ci sono anche le giostre. È vero. Oh, guarda questo come se la ride sotto la mascherina, Paola. Sono io. Vabbè. Qui ci sono tanti oggetti curiosi, mi sa. Questo negozio deve essere bello. Siamo entrati un attimo in questo negozio. Riprendiamo giusto questo movimento di bacino. Ragazzi, stiamo tornando indietro rispetto al negozio perché Paola si è appena accorta che stavamo camminando su delle note musicali e non ce ne eravamo accorte. Vabbè, fino a dove dobbiamo arrivare? All'inizio del video non mi sembra il caso. Vabbè, ricominciamo più o meno da qui. Quella che fa la salti. Eh sì, non mi va di arrivare fino laggiù. Va bene. Guardate che bella questa insegna. Che bello avere la musica in sottofondo mentre si cammina per strada. Credo che gran parte, diciamo, della bellezza di questa strada sia finita, perché lì giù vedo che non c'è più nulla. Però noi, ecco, arriviamo qui, facciamo altri due passi, attraversiamo. Questo è il nome della strada. Si pronuncerà Bill? Si pronuncerà Bial? Vabbè, quello che vedete. O Beale Street? Non lo sappiamo. Comunque, andiamo avanti un altro po' e torniamo indietro lungo l'altro marciapiede. E infatti, vedi Paola, lì in fondo c'è l'altro arco dove c'è scritto Home of the Blues. Ma quanto mi piacciono, penso, queste porte finestre, non so come chiamarle. Sono veramente graziose. Il Coyote Ugly Saloon. Siamo arrivati alla fine della strada, quindi perfetto, adesso direi di tornare indietro. Dove siamo stati? Home of the Blues. Bial Street. Fatemi, forse. Olè. Andiamo. Paola, quando andiamo noi in giro sembra sempre che stiamo in delle città fantasma, ma non è che scappano tutti via perché sanno che stiamo arrivando noi? Esatto. Per la voce di mia madre sicuramente. Dici? Mannaggia però. Strano che ancora non sono scappata anch'io. Non puoi scappare Paola, non hai alternativa, mi dispiace. In lontananza sento le note di una canzone di Madonna, se non sbaglio. I love Memphis. È carina questa insegna, non trovi Paola? Si illuminano tutti i bicchieri. Ora non si nota tanto. Sì, madre. Va bene. Qui abbiamo Alfred. Dai Paola, riattraversiamo. Che bello! Guarda questa chitarra, Paola! Wow! Vogliamo vedere quanto è alta! Dai, proviamo! Però è proprio bella! Dici? È un centimetro più alta forse, chissà! Oh, lì dietro di te c'è un maialino, attenzione! È un po' cattivo, ma l'aspetto un po'... L'insegna, ragazzi, è stupenda! Infatti! Porco guizzanacci, giudo! Dai, Paola, ci manca un altro pezzetto e abbiamo finito! Dove sei? Che t'ho perso? Me ne sono andata. Ah.
Guarda le magliette con Elvis. Oh, questo mette paura, Paola. Guarda. Diciamo che sono un po' abbandonati questi negozi. Un po' fatiscenti, via. Guarda questo manichino che fine ha fatto, si è invecchiato qua dentro, Paola. Aspettate che non lo riesco a riprendere, ecco, vedete? È stato abbandonato come tutto il resto del negozio, immagino. Guarda che roba. Paola, ho visto qualcosa che tu ancora non hai visto. Le tavolette del water, guardate! No, vabbè, la tavoletta del water a forma di chitarra, ragazzi, questa sì che è un'esclusiva. Fantastico. Paola, tu fai finta di non sentirmi e di non vedere niente. Qui ci sono delle posate in posizioni un po' sconce. E anche questo. Va bene, andiamo avanti. Ok ragazzi, la strada è praticamente finita. Io direi a Paola di salutarci da qui. Che dici? Questa sì che è una bella chitarra, vero Paola? Ma in fondo anche tutte le altre. Dai, saluta i nostri amici. Ciao ragazzi. Ciao a tutti da me. Peace.